tutti e tutte, finalmente torna a prendere in mano questa camera per portarvi insieme a me nella Night Race al Kartodromo Ischaro. Ci sono stati un paio di mesi di stop, di pausa, dovuti al fatto che ho saltato, come saprete, il round precedente utilizzando la mia gara di scarto. In questi mesi sono andato ad allenarmi per prepararmi al meglio per questa tappa. Sarà una tappa molto impegnativa, 43 piloti in totale se non vado errato, 4 gruppi di qualifica, io sarò nel terzo, tante wild card che dunque non faranno punti in classifica ma saranno in pista, quindi poi sarà interessante vedere dopo tutto alla fine cosa accadrà alle classifiche. 43 piloti ragazzi, 43, pensate che c'è un intero turno di qualifica, tutte wild card. E poi altre wild card sono sparse, diciamo, negli altri gruppi di qualifica, quindi sarà davvero, davvero una gara molto piena, quantomeno in pista, la pista sarà quantomeno piena. Mi scuserete per i rumori che sentite, ma è l'aria condizionata, non so se avete idea, qui segna 38 gradi esterni. Ma andiamo alla ciccia e quindi vi faccio vedere quella che è la classifica in questo momento. Una classifica un po' particolare perché appunto avendo saltato la precedente tappa ho fatto 0, in questo momento mi trovo ottavo e sarà fondamentale per me oggi fare del mio meglio. Non dimenticate di iscrivervi al canale e mettere mi piace ai social che trovate qui sotto e un bel mi piace a questo video per supportare questa mia avventura nel mondo del karting e delle corse. E noi adesso ci vediamo in pista. Scendiamo in pista per questa sessione di qualifiche e dà ufficialmente il via alla Night Race. Come sapete le qualifiche sono brevi, solito format, quindi ne approfitto sin da subito per in questo giro prendere le misure della pista, riprenderci un po' la mano e sin dal prossimo giro iniziare a spingere, anche perché la pista è stretta, quindi i sorpassi sono veramente complicati, abbastanza corta. Siamo in tanti in pista, quindi la possibilità di traffico non è così remota. Il pilota adesso davanti a me mi fa passare, bravissimo, ottima idea anche per lui affinché possa avere un po' più di spazio. E adesso qui mi inizio a lanciare per il giro che sta per iniziare, che indovinate un po', sì, sarà proprio questo il mio best lap. Ancora in quel momento non lo sapevo, ma qui vado al massimo. Queste prime curve provo a prenderle, anzi le prendo col piede tutto giù, necessario per riuscire ad arrivare forti qui a questo primo tornante dove freno quasi alla fine della zona rossa. Faccio il pelo al cordolo sia interno e poi anche quello esterno, qui freno più o meno dove c'è la gomma sul cordolo, esco bene da qui, mi piace, vediamo qui se riesco a prenderla bene. No, vado un po' largo, maledizione, vado un po' largo rispetto al cordolo interno che avrei voluto prendere. Qui entro bene, vado a metà più o meno della carreggiata, non faccio il pelo al cordolo purtroppo, vado anzi nella zona rossa in uscita, non benissimo, ma ancora qui tutto giù per chiudere questo giro in 55. Assolutamente non il mio miglior giro. Nel round 2, sempre qui a Ischaro, in qualifica feci 49,8, quindi sono ben distante dei miei standard. Lì davanti inizio a beccare il traffico ed è un grosso problema. Facciamo una cosa, provo a prendere un po' di scia per riuscire a sfruttare al meglio la situazione. Certo, tentare un sorpasso adesso sarebbe veramente da folli, perderei solamente tempo. Quindi provo di scia, tengo tutto giù anche qui. Vediamo se qui riesco a passarlo, a levarmene almeno uno dei due, a toglierlo di mezzo per non perdere altro tempo. Qui mantengo la vettura interna. Ok, ho ancora tempo, ho ancora forse un giro e allora tutto giù. Allora ci riprovo, mi rilancio, provo a sfruttare un minimo di scia che comunque qui non si sente del kart che ho davanti. Tutto pieno. Tutte piene queste curve per arrivare a questa staccata del primo tornante. Lui frena prima rispetto a me, io purtroppo devo dunque anticipare la frenata. Esco però più forte e cosa faccio? Vado dentro perché ormai la traiettoria l'avevo aperta, ma ho perso tempo e quindi anche il giro. Quello che è davanti dovrebbe essere Giuseppe Brunelli, segnatevi questo nome perché ritornerà in gara 1. E niente, direi che ho decisamente perso il giro. Bandiera scacchi,
qualifica terminata e, come vedete sul kart, mi rendo conto che le cose non sono andate per il meglio. Con la luce, lo sapete, quando cala la sera diventa un po' problematico con le luci. Allora, qualifiche fatte, ho atteso la pubblicazione della classifica generale in termini di qualifica. Va male, ragazzi, va maledettamente male. Non ho idea di cosa stia accadendo. Ho provato delle traiettorie nuove, non funzionano, non hanno palesemente funzionato. Siamo anche in un kart benevolo, perché non me lo spiego davvero in altro modo, anche perché è stata abbassata di un chilo la zavorra. Io per sicurezza rimango zavorrato ad 80 kg, metto sempre un mezzo chilo in più o un chilo in più in genere per stare più tranquillo, e non si sa mai, un chilo in più alla fine sul kart non mi cambia nulla. Ci vediamo. Finalmente ci siamo, finisce il giro di formazione di questa gara 1 del quinto round dell'RKC 2024. Tutti pronti a posizionarsi in griglia. Ho fatto un po' di riscaldamento gomme, anche se queste gomme non hanno bisogno di essere mandate in temperatura, ma ragazzi, mi trovo in decima posizione, quindi ogni minimo dettaglio, ogni minima cosa può fare la differenza per aiutarmi a risalire ad almeno metà classifica. Davvero non ci sto a far andare storto questo round. E allora mi posiziono, decima casella, attendiamo che anche l'ultimo pilota arrivi in griglia, un ragazzo alla sua prima gara in kart che viene dalla Puglia con i genitori, inizia a dare coppie per il movimento ed eccolo il semaforo, 1, 2, 3 e 4, partenza anticipata davanti, ma i semafori si spengono, il pilota davanti allora si ferma, recupera la partenza anticipata e io parto davvero benissimo, vado all'interno, una traiettoria che mi piace e cordolo davanti, iniziano a darsene di santa ragione, devo stare attento, alzo il piede, non voglio finire nei casini perché lì davanti se ne stanno davvero dando di santissima ragione. Arrivo qui, freno tardi, il pilota davanti che si gira e ne passo un bel po', arriviamo qui, sono chiuso in due tra due a sandwich, tengo giù e riesco a scamparla, dovrei essere in sesta posizione, ma andiamo un attimino a rivedere quello che è successo. Treno tardi, mantengo la traiettoria interna, lì c'è un tocco sul posteriore, si gira il pilota, io lo evito davvero per un niente, davvero per un niente, mamma mia che rischio, sarebbe stato un frontale davvero terrificante, soprattutto in quel punto, perché avremmo finito per fare un blocco anche ai piloti che sopraggiungevano. Meno male che ho tenuto per bene l'esterno e sono riuscito a scamparla, mamma mia però che rischio. Testa posizione, so che sarà complicato tenerla perché non mi sento molto in forma, ma questa non può essere assolutamente una scusa. Si è creato un bel trenino, i due davanti ormai direi che sono bellamente andati, ma i tre dinanzi a me hanno formato un bel trenino che è molto interessante. Provo ad aggregarmi, provo a raggiungerli e soprattutto quindi a non perderli. Ritorniamo qui, stesso punto di prima, freno tardi, riesco a farla davvero bene questo punto. Il problema è da qui in avanti, da qui in poi non riesco a trovare la quadra, il kart mi parte un po' dietro, questa parte qui non riesco più a farla come la facevo prima. Infatti il pilota dietro arriva e prova il sorpasso, ma io qui non ci sto e mi riprendo la posizione. Sorpasso corretto? Assolutissimamente sì. Ve lo faccio vedere perché su questa cosa, in un reel di qualche mese fa, si è creata un po' di discussione. Per regolamento, se io le mie ruote anteriori ad almeno metà del kart dell'avversario, ho il diritto di traiettoria, quindi ho il diritto ad avere spazio. Lui qui spazio non me ne lascia tantissimo, non mi butta sul cordolo, però mi lascia lo spazio limite e allora io tengo giù e mi riprendo la mia sesta posizione, che per me a questo punto, visto come sono andate le qualifiche, è oro puro. Questo vuol dire che ce li ho dietro, che devo stare attento, non posso permettermi né distrazioni né errori. Come lo sapete è una nostra tradizione, quindi il prossimo giro sarà un giro pure sound e pure view.
Buona visione. Eccoli che arrivano, lo sapevo che era solamente una questione di tempo. Mi si affianca all'interno, devo lasciargli spazio, glielo lascio e passa. Vado subito a chiudere l'interno perché non voglio altre sorprese. E allora arriviamo qui, ci provo nuovamente all'interno. Stavolta non mi è riuscita. Andiamo a rivederlo. Lui prende la traiettoria molto più larga, io mi mantengo all'interno e... c'ero, le mie ruote anteriori erano a metà del suo kart, quindi ok, avevo diritto di rettoria, forse un po' forzata, ma il diritto alla rettoria ce l'avevo. Lui chiude male, non so, probabilmente non mi vede e io finisco comunque sul cordolo, ecco perché ho perso aderenza, ho perso potenza, perché sono finito nettamente sul cordolo. Lui si è allargato, ha ripreso coppia ed è riuscito a starmi davanti, quindi tentativo regolare, semplicemente questa volta non è andata bene. Devo rimanere concentrato, non so quanti giri manchino, il tabellone non lo mostra, tutto giù, testa bassa, devo riprendermi la posizione. Vedete, in teoria faccio meno strada, ma riesce ad allungare. Spiegatemi perché, se qualcuno lo sa, se qualcuno lo capisce, spiegatemi, perché io davvero non ne vengo a capo. Mi sentivo da dire arrivare e ho perso un'altra posizione. In meno di un giro ho perso due posizioni, sono in ottava adesso, in ottava, e non so che cosa fare. Sto facendo di tutto, sto facendo tutto il possibile per riuscire a metterci una pezza, ma non riesco davvero a capire dove migliorare, cosa cambiare nella guida, e sento che gli altri piloti dietro mi stanno alle calcagna. Non posso più commettere errori, qui freno tardi per provare un po' ad avvicinarmi, ma niente, c'è davvero poco da fare. E adesso qui arriviamo nella parte in cui sono più in crisi, perdo pure il kart un po' al posteriore, arrivano da dietro, lo sapevo, ed eccoli, non uno ma due, arrivano in due e ho perso due posizioni. Incredibile, nell'arco di due giri ho perso quattro posizioni, ho buttato nel VC tutto il lavoro fatto durante tutta la gara. Di nuovo in decima, stessa posizione di partenza. Incredibile. Quello che ho davanti a me è Giuseppe Brunelli. Beh, vi avevo detto che sarebbe stato uno dei protagonisti di gara 1. E arriviamo qui al primo tornante. Provo l'attacco e stavolta mi va bene anche qui. Rivediamo un attimino. Lui frena prima, poco prima rispetto a me, va all'interno. Ero anche in questo caso ad almeno metà del suo kart, quindi il punto di impatto, diciamo, è stato quello che ci ha un po' fregato. Sono davanti, ma lui lo sento ancora molto vicino, infatti mi recupera subito in uscita, prova a farmi vedere all'interno, lui chiude benissimo la porta e io invece sbaglio, vado largo. Cos'è quella? È una bandiera blu, non è ancora bandiera scacchi, ma questo non vuol dire nulla, non posso stare tranquillo. Qui provo l'agguato, ma niente da fare, sono troppo distante e vedo il tabellone acceso. Cos'è? Oh no, manca un giro e questo è l'ultimo giro di gara. Adesso mai più, devo provarle tutte. Allora qui provo a farmi vedere, devo mettergli paura, devo mettergli pressione per indurlo all'errore. Però si è allontanato troppo, devo dare il massimo qui, tutto giù, freno tardissimo, ma la prendo davvero bene. Mi avvicino, un minimo mi avvicino, freno qui dove vedo il nero sul cordolo e qui usciamo
quasi allo stesso modo, lui forse ne ha qualcosina in più, prova a prendere bene questa doppia curva, ma nemmeno adesso mi riesce. Vedo la bandiera scacchi sventolare, arriviamo qui, cos'è quello? Lui è il pilota, è l'undicesimo, lui è il pilota che era in undicesima posizione, un doppiato quindi, e allora andiamo qui, tutto giù, il doppiato si mette davanti a Brunelli, che cosa succede però? Che cosa succede? Mi è arrivato il doppiato addosso? Che cosa è successo? Va bene, calma, adesso vi spiego perché ho mutato questa parte di video e analizziamo quello che è successo. Allora, cos'è accaduto? Perché ho dovuto censurare le parti subito dopo la gara al fotofinish? Perché sono delle parti dove ovviamente per la rabbia ho detto delle cose che su YouTube non possono starci. Tuttavia, se siete curiosi, trovate l'onboard completo, senza censure e comprensivo di post gara sul canale, disponibile solamente per gli abbonati. Trovate tutte le info qui sotto, quindi lì trovate tutto senza censure. Cos'è accaduto in pista? È accaduto che, arrivati sulla linea del traguardo, l'impressione netta che ho avuto è che Giuseppe Brunelli avesse scaraventato su di me il pilota doppiato al fine di rallentarmi e quindi arrivare a tagliare il traguardo qualche millesimo prima di me, come poi effettivamente è stato, garantendosi la nona posizione, una nona posizione che poi a livello di classifica ha avuto il suo impatto. Lì per lì non avevo capito che si trattasse di Brunelli, quindi non pensavo fosse una wild card e quindi mi avesse buttato addosso un'altra wild card, quindi mi ero un po' indispettito per il gesto in sé. Le mie impressioni in pista mi sono state confermate anche dal diretto interessato, dal ragazzo doppiato, sia appena sceso dal kart. Ti ha spinto lui, vero? Sì. Sia dopo, durante l'intera serata. Come ben sapete, dallo smartphone con Insta360 si possono fare tante cose, ma non tutte. Tra queste cose che non si possono fare, come vi ho spiegato nel video che trovate qui nelle schede, c'è quello di spostare l'inquadratura nei video free frame, cosa che si può fare solamente dal PC. Dunque, portando il video sul PC, quello che ne è uscito è questo e lo andiamo a vedere insieme. Analizziamolo al rallenti. Io arrivo qui, entro in curva, il ragazzo doppiato si sposta verso l'esterno, Brunelli si trova immediatamente dietro, va all'esterno, quindi sul cordolo e forse anche sull'erba, e poi cosa succede? È un problema perché qui ho utilizzato tutto il campo visivo della camera, ma sia per le condizioni di luce sia per il limite visivo della camera non si riesce bene a capire. La posizione delle mani non è chiarissima, vediamo, non è proprio per niente chiara. Quello che si vede è che all'improvviso il ragazzo doppiato punta verso di me, salvo poi controsterzare subito. Probabilmente il suo buttarsi verso di me è stata una reazione di istinto, un po' forse di paura, era la sua prima gara in kart, si è reso conto che aveva me accanto e ha subito provato a controsterzare. Questo però è stato abbastanza affinché lui finisse addosso a me in maniera anche abbastanza pesante, perché vi posso assicurare che la botta l'ho sentita, e lasciare spazio a Brunelli quel quanto basta per poter pigiare giù sul pedale dell'acceleratore e arrivare in volata qualche millesimo prima di me sul traguardo. Ora, io su questo video ci sono stato davvero tanto schiarito. Alla fine però il succo del discorso, vedendo anche foto come questa, è che non sia colpa di Brunelli. Non ha posto in essere nessun atteggiamento antisportivo. Quello che è accaduto molto realisticamente è che Giuseppe Brunelli si è andato sull'esterno, quindi si è trovato il doppiato davanti, si è andato all'esterno per provare a passarlo. Andando all'esterno c'è un po' di cordolo, ma non è tantissimo, dopodiché c'è l'erba, e quindi a causa di questo spostamento ci sia stato qualche contatto non forte
con il ragazzo doppiato. Il ragazzo doppiato, sentendo il contatto, si è immediatamente spostato. Accanto a lui però c'ero io, quindi appena mi ha visto ha provato a controsterzare, ma era ormai troppo tardi. Ci siamo confrontati con Giuseppe anche in privato, in chat. Io quella sera, preso anche dall'amarezza del gesto per come l'avevo interpretato e capito io, ho inviato un messaggio sul gruppo abbastanza duro per denunciare questa antisportività. Me ne scuso, mi scuso, non avevo accesso a queste informazioni, sono stato ingannato dalle mie sensazioni e dalle parole altrui, quindi te l'ho già detto in privato, te lo ridico anche qui pubblicamente. Scusami Giuseppe se ti ho dato dell'antisportivo, è stato un mio errore di valutazione, le prove fattuali e video hanno dimostrato altro. Oggi è stata proprio una serata nera. Infatti, correndo nella categoria Platinum, è stata la prima categoria a scendere in pista, dunque nella fretta di prepararmi e di andare in pista ero convinto di aver avviato la registrazione, invece questa registrazione non è mai partita. Partivo secondo, vi racconto un po' la gara alla vecchia maniera, sono riuscito a fare un'ottima partenza di nuovo, quindi su due gare due ottime partenze, il che è fantastico, ma la gioia della prima posizione è durata solamente un paio di curve. Infatti ho perso progressivamente delle posizioni fino alla fine a concludere in sesta posizione. È stata una bella gara, c'è stata qualche bella bagarre, soprattutto col pilota che ha terminato davanti a me. È stata veramente una bella bagarre perché mi avvicinavo, mi allontanavo. Concludo in sesta posizione, non sono ovviamente soddisfatto. Qui vedete nel frattempo la classifica finale. Complimenti peraltro ad Achille, il mio compagno di squadra, che è riuscito a fare una serie di podi incredibile. Bravissimo, semplicemente bravissimo, è lui che tira su il Mema Team. E meno male, mi viene da dire, meno male. Qui ci credevo, sono venuto ad allenarmi nel corso dei mesi. Credevo davvero oggi di poter fare davvero bene, una pista con cui sento davvero un certo feeling. Sono proprio deluso, è andata così, pazienza, i tempi si sono alzati in maniera incredibile, però oggi credevo davvero di poter portare a casa una prestazione decente che servisse alla classifica. Mi rincuora sapere che gli avversari diretti hanno fatto bene, cioè senza dubbio, ma non troppo, però dall'altro lato non è stata sicuramente la domenica migliore. Ma non ci pensiamo, adesso attendo di vedere la classifica aggiornata. In questo momento è 00:40, ma aspettano circa 2 ore e 10 di viaggio per tornare a casa, quindi auto in moto, ci vedremo per le conclusioni finali. Per me vorrebbe essere qualche giorno, per voi qualche secondo. Eccoci qui a tirare le somme di un round che credevo potesse essere decisamente migliore. Ho poi scoperto di essere sceso in pista con la febbre. Questo ovviamente non è e non può essere assolutamente una giustificazione, però diciamo che tutto quello che poteva andare storto è andato storto, e ci credevo in maniera particolare anche perché l'ultima volta proprio ad Iscaro ho portato a casa il mio primo podio stagionale. Non sono riuscito a trovare il feeling né con la pista né coi kart, ma a dir la verità non è proprio andata malissimo, perché questa è la classifica generale con i punteggi totalizzati in totale da ogni pilota, e come ben potete vedere in realtà in questa tappa ho totalizzato ben 47 punti, che sono i maggiori punti da me totalizzati nell'arco di questa stagione, addirittura 9 in più rispetto alla tappa in cui sono andato a podio. Ed è una cosa incredibile, sì, ma altro non è che il risultato della presenza delle wild card. Dunque, per quel fatto che vi ho detto ad inizio video, le wild card vengono inserite durante la giornata di gara, ma i fini della classifica vengono tolte, quindi la loro posizione viene poi presa dal primo pilota iscritto al campionato in posizione utile. Questa invece è la classifica della categoria AMA dopo questo quinto round. Mi trovo ancora in ottava posizione. In teoria questa classifica che vi sto facendo vedere
è senza scarti. Nella realtà dei fatti però gli scarti non influiscono su questa classifica, se non a livello di qualche numero per qualche pilota che sta sotto di me, perché tutti gli altri piloti sopra di me, eccetto Chiara, se non vado errato, hanno fatto la mia stessa cosa. Non si sono presentati ad una gara, ad un round, ergo quello è il round che loro scarteranno. Quindi i punteggi più o meno sono decisamente questi e la mia posizione è proprio l'ottava. Il pilota in settima posizione è proprio Giuseppe Brunelli e ne approfitto ancora una volta per scusarmi con lui per il mio atteggiamento. L'ho definito un pilota antisportivo, ne abbiamo già parlato prima, ma questo comunque non vuol dire che in pista sarò meno duro, perché proprio Giuseppe mi ha sopravanzato in settima posizione per appena 3 punti ed io ovviamente non ci posso stare, ma non ci posso stare con una classifica del genere, perché l'ottavo posto non lo vedo come mio, non lo vedo come posizione che mi appartiene. Ovvio che mancano adesso solamente 3 round, l'Imatola, Iscaro e il gran finale sempre ad Iscaro, e questo ottavo posto con questi punteggi non mi mettono in un'ottima posizione di classifica, tenendo conto che l'obiettivo di stagione è almeno il terzo posto per l'accesso di diritto alle finali nazionali che si terranno il prossimo anno. Mi serve davvero tirare una zampata di quelle importanti già dal prossimo round. Io come sempre ce la metterò tutta, continuerò ad allenarmi per riuscire a portare a casa un risultato utile che mi serva per migliorare questa posizione in classifica, che rischia davvero di diventare molto pericolosa e di buttare praticamente nel VC un'intera stagione. L'obiettivo rimane il terzo posto e continuerò a perseguirlo fino all'ultima curva dell'ultimo giro dell'ultima gara di stagione. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia fino a questo momento, spero che questo video un po' particolare, anche senza gara 2, che mi dispiace di non essere riuscito a raccontarvi e a farvi vedere, ma vi giuro, vi prometto che mi sto attivando affinché queste cose non accadano più, quindi affinché la camera sia sempre aperta quando vado a registrare. Sapete che mantengo le promesse, quindi potete fidarvi, rimanete collegati e lo vedrete da voi. Come sempre, fatemi sapere cosa ne pensate. La sezione commenti la trovate qui sotto. E a me non resta ancora una volta che ringraziarvi e, se non l'avete già fatto, chiedervi di mettere un mi piace a questo video e soprattutto di iscrivervi al canale. Sembra poco, ma l'iscrizione al canale aiuta tantissimo la nostra community nel continuare a crescere. Io come sempre sono Black Arrow e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video.